soggetti extra italiani, americani, eccetera. Ecco, uno degli aspetti, secondo me, qui quello che diceva Grassi riferito alla Francia, ai servizi francesi, mi sembra interessante, non è mai stato indagato veramente a fondo, ma neanche, diciamo così, minimamente indagato, e poi dirò anche perché, i rapporti tra Moretti in particolare e la Francia. Cioè, attraverso, c'era questa scuola, forse una scuola interna, che io sono stato il primo che già nel 1988, in un altro libro, il mio primo libro che si chiamava Mara Granate Spio, sono stato il primo a dire che esistevano, cioè che bisognava, era importante per capire certe cose, entrare dentro un meccanismo che era quello legato alla scuola Imperion, che era una scuola di lingue, se non sto a... perché se volete andate a leggermi cose, vi documentate, se no che giornalisti siete. E quindi io dico, ecco, sull'Imperio le indagini si sono sempre fermate. E ne ho parlato con vari soggetti in questi anni, ad esempio con il generale dei Carabinieri Smuoli. E lui disse, questo 2 o 3 mesi fa, in un dibattito di questo tipo che facemmo a Verona, lui disse, io andai, fui mandato a Parigi per questo dopo il sequestro ovviamente, no? Per appunto indagare se questa scuola Imperial, questi signori, tutta serie di un giro di gente che erano insieme con noi sostanzialmente, quindi io conosco benissimo anche dal punto di vista psicologico, caratteriale, eccetera, eccetera. Questi signori che erano insieme con noi, che si erano separati da noi, erano andati a Parigi, avevano costruito questa centrale, era una centrale che aveva una serie di rapporti non solo francesi, cioè in Francia avevano dei rapporti molto importanti attraverso la Bettiera, e forse tutti sanno che non un caso durante il sequestro Moro c'è Innocente Salvoni, uno che viene lo zio, esatto, vabbè, adesso io non voglio entrare anche qui. Comunque, intorno a un personaggio fondamentale che era Corrado Simeoni, anche lui con una storia molto, pare che adesso è morto purtroppo, e che comunque è stato insignito di una delle più alte onorificenze francesi, cioè prima di morire ovviamente, no? E, ecco, questo per dirvi che, dicevo, Mori mi disse questa cosa, che se io andai a Parigi, in una settimana individuai tutti quanti, lui e il gruppo suo ovviamente fece la sua operazione. Cosa è successo? Che appena riferimmo i risultati della nostra indagine, in Italia il Corriere della Sera provocò una fuga di notizie, cioè si disse che appunto i carabinieri erano andati in Francia, avevano fatto quello che stavano facendo, la storia del... Non fece un giornalista, se non mi ricordo, come si chiama? No, sai Alberto, è divertente perché mentre tu parli io mi sono girato di qua, perché il primo che ha tirato fuori la storia di Imperio è Antonio Ferrari, e io l'ho seguito, ma l'ho tirato fuori queste cose, lui perché adesso li stava declinando tutti, no, infatti l'ha detto, l'ha tirata fuori perché l'ho detta io, perché dovrebbe venire. E qua, quando si dice i giornalisti che lavorano sul serio e quelli che invece fanno il contrario, io non dicevo per dire ancora, lui è un giornalista, Ferrari è un giornalista che lavora sul serio, quest'altro che non mi ricordo il nome è un giornalista che lavora per i servizi, ovviamente, quello che dicevamo prima. Per cui mi disse Mori, in conclusione, questa fuga di notizie che uscì quest'articolo, mi ricordo ancora, sul Corriere della Sera, in prima pagina, quest'articolo, bloccò tutto, noi dovremmo, cioè i serviti francesi che avevano detto che ci avrebbero aiutato ovviamente, e io dicevo, me ne tornerei tranquillamente in Italia e non facciamo più niente. Su questo poi c'è stata un'inchiesta del giudice Mastelloni, un giudice veneziano, su, tant'è che fece arrestare addirittura nell'82 della chiesa, nel 1982 della chiesa, arrestò uno durante il sequestro, uno di questi che era Vario. Arrestò pure D'Alessandro. Arrestò pure D'Alessandro, certo. E però lo porta più. No,
Sandro D'Alessandro è morto. Vabbè. Stavamo dicendo che... Ah, Mastelloni che faceva questa, ha fatto questa istruttoria su, non è riuscito ad arrivare, ha accettato un rinvio a giudizio, però ovviamente a livello poi processuale, tutte queste persone sono state assolte. E quindi da questo punto di vista, questo può anche giustificare poi il successivo disinteresse da parte giornalistica, dicendo, perché non c'era una, era finita lì la vicenda, non c'era nessun colpevole, quindi perché mai uno dovrebbe andare a sfrugugliare delle cose da cui poi alla fine, come io ho cercato di fare sempre in questo libro, relativamente a Sandro D'Alessandro, il quale ovviamente poi mi ha denunciato. Ecco, questa è la prima cosa, la seconda, l'ultima, sempre il limite. Del libro è questa, che qui viene una mezza paginetta, ed è su Firenze, su queste ultime grassi saluto, che però è importante, e qui torno al discorso di chi ha scritto la LDS eccetera eccetera. Cioè, io non ho mai conosciuto personalmente senza anni, per cui non so anche. Si sente? Io non ho mai conosciuto personalmente Giovanni Senzani, che saprete forse tutti, non sto a spiegare la storia, una persona molto ambigua, eccetera, eccetera. E io non lo conosco. Però quando eravamo in carcere, in particolare a Palmi, e noi, diciamo, ci scambiavamo documenti interno, esterno, lui era il responsabile di quello che allora si chiamava il fronte carceri, cioè lui dirigeva, diciamo così, coordinava tutti i rapporti con noi che stavamo in galera, e ci rispondeva. E io ho sempre avuto il sospetto, questo è il mio sospetto, conoscendo e leggendo le sue cose,